Prego. Siamo qui con il giovane artista emergente Lorenzo, ma che ha fatto già delle cose molto, molto significative. Insomma, io sono stato molto felice di incontrarvi e di vedere innanzitutto questa vostra iniziativa. Ti ringrazio. Volevo sapere innanzitutto, ecco, come giovane artista, no? Quali sono un po' le... innanzitutto la tua tecnica. La mia tecnica, per partire, è olio su tela, però io prima di tutto non mi considero nemmeno un artista, ma un creatore di futuro, perché essendo un sognatore e di conseguenza surrealista, vivo in un mondo di sogni, di magie, e voglio rappresentare quello che è la magia del colore attraverso figure fantastiche. Comunque, mi dicevi, insomma, ecco, poi ho visto anche delle opere, hai fatto anche delle cose già significative, molto significative, come l'esperienza di New York, insomma, quindi sei comunque un artista votato a una realtà dinamica ed internazionale. Comunque. Certo, comunque ho avuto anche approcci di recente con il catalogo dell'arte moderna Mondadori, sul quale comparirò nel prossimo numero. Io sono lieto di aver fatto la tua conoscenza e aver sentito nuovi orizzonti tecnici e artistici che si possono affrontare. Non è che voglio essere egoista io nel mondo dell'arte, però sinceramente penso che negli ultimi tempi sia stata un attimino anche la mia arte a parlare di me. Non mi interessa che la gente parli di me come personaggio, ma voglio che la gente parli di Lorenz come le opere. Lorenz come la fantasia, come la musica per musicisti. Cioè, hai capito il senso che volevo? Beh, sicuramente stai percorrendo una strada di grande attualità e che sicuramente ti darà anche delle grandi soddisfazioni, a mio avviso, nel futuro, in quanto proprio gli artisti, anche sin dal XX secolo, cioè i futuristi, hanno inventato un po' la comunicazione, quindi attualizzando un po'. Mi dicevi appunto, cioè, un parere che ti volevo chiedere io tecnico, cioè dall'espressione della Divina Commedia che effettivamente vediamo qua alle mie spalle, a passare un quadro astratto simbolico che mi dicevi che eri rimasto attratto. Cioè, io come artista ti chiedo da cosa sei rimasto attratto da quest'opera. Vorrei un tuo parere. Guarda, io ti dico che diciamo un po' l'arte, dicevo, è la comunicazione. È la comunicazione, quindi essendo comunicazione, diciamo, questo quadro è una comunicazione, se vogliamo utilizzare anche un abbiamo qui un filosofo anche. Mi piacerebbe farlo intervenire. Valerio Giuffre, per utilizzare, diciamo, l'arte è anche un qualcosa di arcaico, di immediato, certo, di empirico, no? Sì, quindi l'arte è qualcosa, perché, e questo lo volevo dire, per esempio il maestro Giancarlo Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi, che cosa aveva capito? Da compositore, queste erano, cioè, un compositore che capisce che l'arte, cioè un compositore, quindi un musicista che non promuove prima se stesso, ma capisce che un festival andava incentrato intorno all'arte. Certo. Cioè, perché è fesso, è stupido. Ma invece non era così, perché certo, comunque aveva capito che comunque anche la musica, nella sua immediatezza, nella sua grande comunicabilità, ma l'arte comunque è ancora superiore. Perché? Certo. Perché comunque la musica, in particolare la musica lirica, che era quella diciamo del maestro Menotti, presupponeva la conoscenza di determinate questioni e comunque andava in un livello culturale medioevale. Mentre l'arte, un astratto di questo tipo, se ti comunica qualcosa, se ti dà un approccio anche estetico e comunicativo, no? Lo dà al bambino di 2 anni fino alla persona di 90 anni e al di là dal grado del livello culturale della persona. È ovvio che quello che ti posso dire io è che c'è una grossa carica emotiva all'interno delle mie opere, perché diciamo che non ho avuto un percorso facile nella mia vita. Artisticamente si vedeva già che c'era questo, chiamiamolo pure talento, se mi permetti la parola, ma non era capito da, ad esempio, i miei genitori, il percorso, che fino a quando qualcuno ha iniziato a accorgersi di me dicendo: Lorenz, sei nato per fare l'artista, hanno detto. Cioè, dopo non so, penso che anche te hai visto che questo talento devi continuare in questa strada, e sicuramente, ecco, anche capire i vari ambiti diciamo del percorso di un artista, quello è importante, perché comunque, e capire anche che c'è una parte, a mio modo sempre personale di vedere, cioè l'estetica, che comunque è una parte anche importante, quindi l'impatto, poi c'è la comunicazione, come dicevo prima,
cioè i futuristi che sono stato un po' la grande rottura del XX secolo, della contemporaneità, e hanno inventato il modo di comunicare, cioè un modo nuovo di rottura di comunicare, sono stati veri, a mio modo di vedere, sempre rivoluzionari in questo tempo. Cioè, come simbologismo, io che dissi a livello futuristico, io ho fatto questa scacchiera al volante, però non mi ritengo un futurista, pur facendo le scacchiere che volano. Quello era un esempio di comunicazione, insomma, comunque ognuno ha una sua forma di comunicazione, una sua forma di rottura, insomma, in qualche modo nell'arte, cioè vuol dire comunicazione a volte nella... portandola nella contemporaneità, a volte vuol dire anche provocazione, cioè la comunicazione portata all'estremo in qualche modo è comunicazione, perché se oggi noi facessimo una comunicazione sicuramente ordinaria, cioè nessuno magari vedrebbe magari una trasmissione dove si dicono cose già magari così banali, però nello stesso tempo rivedere anche i canoni dell'artista, cioè perché a me mi ha colpito molto, per esempio, che artisti come per esempio Fontana oppure Montanarini, che sono dei grandi fautori dell'astratto. Io odio Fontana. Comunque, però per esempio su Fontana, no? Per esempio, Fontana non si sa che lui prima era un grande ritrattista, quindi era un grande figurativo. Certo, poi è arrivato per rompere, quindi diciamo che artisti come Fontana, cioè, e questo è un altro modo di interpretare l'arte, cioè interpretare l'arte non tanto per l'impatto estetico che ti dà, perché se devo vedere un quadro di Fontana più di tanto non mi comunica dal punto di vista una vera unicolore, però a me mi interessa il percorso di Fontana per quello che rappresenta, perché se questa persona è riuscita a cambiare in qualche modo, a coinvolgere decine, centinaia di professori, di membri della cultura, forse qualcosa aveva di così rivoluzionario. Esatto. Ascolta, non è che voglio interromperti, prego, visto che mancano 3 minuti alla nostra trasmissione, vorrei introdurre il nostro amico, che sentiamo un parere reciproco, allora, piacere. Siamo medico, artista, siamo a Palazzo Ducale di Revere, sono rimasto sorpreso dall'impatto, diciamo, artistico che mi sta proponendo il grande Lorenz. Io grande sei te, che sei qua in mezzo a noi. Ascolta, non va niente. Io volevo dire che se da quello che prima poc'anzi ha espresso Lorenz, mi trova totalmente con lo stesso Luca Filipponi, che è un maestoso in campo praticamente di Spoleto, in campo artistico, è troppo sensibile. Però io volevo che Lorenz ha indovinato, secondo me, quello che è stato il meccanicismo dinamico, che non è reale. Io vedo nell'arte di Lorenz, diciamo, vedono un certo staticismo a cui io sono fondamentalmente dato per quanto riguarda la filosofia zenoniana, che si opponeva al dinamismo. Questo dinamismo. Mai pensato che il pensiero è donna e l'arte fammi il linguaggio, poi un'altra cosa. Allora, io ho 10 testi di filosofia, io sono artisticamente, mi sento in questo senso, pure con qualche anno in più, vicino a Lorenz in questo meccanicismo, perché lui ha contestato il futurismo, cosa che io contesto. Lui ha contestato Fontana, lui ci parlava nel taglio, difatti io propongo che siano sostanzialmente delle sole, tipo le sole d'autore a Roma, no? Tipo Lucio Fontana, tipo la fece d'autore, tipo Duchamp, l'urinatoio d'autore, tipo Burri. Abbiamo 50 secondi. Sì, finito, no, volevo soltanto sintetizzare questo. Io vorrei proporre, diciamo, e appunto, non ha espresso lo staticismo, però per me la realtà artistica deve essere statica e non dinamica, neanche futuristica. Quindi un grande sinceramente impegno. Vorrei ringraziarvi a voi per questa visita a Palazzo Ducale di Revere, per l'espressione che è stata resa pubblica ai nostri spettatori, e sinceramente spero che da oggi nasca una bella collaborazione e veri momenti artistici. Io vi invito quindi a Spoleto al 9 luglio. Grazie Lorenz, grazie per la ospitalità. Arrivederci. Grazie Lorenz.